Dicevo che vorrei cominciare con un ringraziamento a tutti i partecipanti, perché questa è una bella iniziativa, ma sostanzialmente la fate voi. Quindi un grosso applauso a tutti quelli che si sono divertiti e sicuramente hanno imparato qualcosa con questo che sembra un giochino, ma che in realtà pone delle sfide estremamente interessanti dal punto di vista costruttivo. L'ho detto più volte, mi piace ripetermi, costruire un oggettino come questo pone in un certo qual modo le stesse sfide di costruire un ponte vero e proprio. Bisogna capire per bene quali aste sono tese, quali aste sono compresse, non svegliare la flessione, perché la pasta, l'abbiamo scoperto tutti, è una brutta bestia. Ha una resistenza incredibile, c'ha lo stesso modulo elastico dell'alluminio, che per voi ingegneri dovrebbe dire qualcosa. Resiste molto bene alla compressione, resiste abbastanza bene alla trazione, non appena c'è una flessione fa crack e si spacca. Quindi l'abilità sta nel non suscitare sollecitazioni che la porterebbero sicuramente a rottura. Voglio spendere due parole di ringraziamento anche per tutti quelli che ci hanno dato una mano ad organizzare, perché ci sono tutte le associazioni studentesche coinvolte, indifferentemente da sigla, logo, orientamenti vari, eccetera, per cui grazie a tutte le associazioni studentesche e anzi direi che mi piace vedere tutte le associazioni studentesche che lavorano insieme per fare qualcosa che è divertente e utile per tutti. Ovviamente abbiamo i nostri eroi che ci danno una mano materialmente nell'organizzazione. E voglio anche spendere due parole per la nostra area informatica, che ogni anno da sempre ci assiste. L'anno scorso non siamo riusciti a farla, stazione, se vi ricordate, due anni fa, per chi c'è stato, avevamo dedicato la manifestazione a Michele Linciano, che è un nostro tecnico che quando deceduto purtroppo, che ci ha sempre sostenuto nel momento in cui abbiamo cominciato a fare questa manifestazione. Direi che se non ci fosse stato lui, con la sua determinazione, con la sua volontà di assisterci, nonostante il contesto triste dell'università italiana, diciamo, dove bisogna sempre arrangiarsi un po' alla buona, senza di lui questa cosa probabilmente non sarebbe mai riuscita. Quindi grazie ancora una volta a Michele Linciano. Voi sapete che noi abbiamo sempre la Granoro come sponsor, che ci dà un po' di soldi, e quindi come tutti gli anni c'è, non è un capitale, però insomma 100 euro, 200 euro, eccetera, qualche soldino come premio viene sempre fuori. La Granoro ci ha assistito anche quest'anno, ha messo a disposizione la pasta, tanti di voi sono venuti nel mio ufficio, no? A prendere la pasta direttamente della Granoro. Però un'altra cosa dal mio punto di vista estremamente importante, e su questo la Granoro ci viene incontro, è: dobbiamo ricordarci che cosa siamo e che obblighi abbiamo nei confronti di questo territorio. Cioè, noi non siamo qui semplicemente per prendere una laurea, trovare un lavoro e fare un po' di soldi. Noi, in teoria perlomeno, dovremmo essere quella parte della società che dà un contributo significativo allo sviluppo del territorio. Da queste aule dovrebbe uscire domani il bravo sindaco, il bravo assessore comunale, chi capisce che la società ha bisogno del contributo di tutti per crescere e migliorarsi. I limiti della nostra società li conosciamo tutti quanti. Noi in generale, come società italiana, non possiamo sicuramente confrontarci con la sensibilità delle società del Nord Europa.
No, basta guardare i bordi delle nostre strade che sono pieni di immondizia buttata fuori dal finestrino. Ecco, io penso che da queste aule, no, lo scopo dell'università dovrebbe essere anche quello, non semplicemente di tirarti addosso una laurea, avere un asino con una laurea, ma avere una persona con la P maiuscola, che quindi ha una sensibilità e ci aiuta a crescere. E da questo punto di vista, Granoro, come vi ho detto, ci viene incontro con un piccolo gesto, ma oltremodo significativo, perché voi sapete che per ogni chilo di resistenza dei nostri ponti, la Granoro donerà un chilo di pasta e noi abbiamo due enti benefici, la comunità Emmanuel e le suore vincenziane, che gestiscono una mensa dei poveri, sfornano non so quanti centinaia di pasti, e l'altra, la comunità Emmanuel, ha l'emporio solidale, cioè un capannone qua appena fuori città, dove le famiglie in difficoltà possono andare a prendere generi alimentari. E guardate, questo lo sapete anche voi, io ho tanti miei ragazzi neolaureati che purtroppo non riescono a trovare lavoro qui e sono costretti a muoversi e ad andare all'estero per riuscire a trovare un impiego dignitoso. Questo è un territorio meno ricco di altri angoli dell'Italia, dove la crisi ha colpito violentemente. Non c'è niente di più triste di una famiglia che precipita nell'indigenza e lo vive come una vergogna profonda, per cui riuscire, diciamo, in un certo qual modo di nascosto, no, a dare qualcosa a queste famiglie in maniera tale che possano comunque garantire un pasto ai propri figli, cosa che non è così scontata purtroppo al giorno d'oggi, direi che da parte nostra è un piccolo ma significativo gesto di sensibilità nei confronti del territorio. Quindi io spero che vengano fuori una quintalata di resistenza, perché per ogni quintalata di resistenza noi regaleremo un quintale di pasta a questi enti benefici. Quindi grazie alla Granoro per questo piccolo aiuto. E avevo invitato le suore della comunità vincenziana, che mi dicono a quest'ora sono ai fornelli e quindi non riescono a partecipare. E non so se c'è la rappresentante della comunità Emmanuel, la signora Montanari, che doveva venire, ma evidentemente ha avuto un problema. Se arriva più tardi le daremo la parola, e allora direi che passiamo a rompere i ponti, che è il divertimento, no? L'ingegnere costruisce e rompe. Del resto, per chi ha fatto scienza delle costruzioni con me, voi sapete chi è che ha fatto scienza delle costruzioni con me sulle mani. Allora, voi dovreste avere nelle vostre mani lo strumento, in caso di necessità, per ammazzare la suocera e non finire in galera, giusto? Perché tutto il corso di scienza delle costruzioni è impostato su facciamo qualcosa che crolli in testa alla suocera e però la nostra responsabilità non traspare. Va bene, allora, cominciamo quindi come abbiamo fatto sempre. Prendiamo i ponti a caso, non seguiamo un ordine prestabilito, e quindi che ne dite entusiasticamente di prendere il ponte numero 20? Dite tutti sì. Giancarlo Mazzei, Stefano Rizzello e Giulio Agnus Dei. Avanti col ponte 20, dove sono i nostri eroi? Mazzei, Rizzello, i tre costruttori. Mazzei, Rizzello e il terzo? Dov'è Agnus Dei? L'avete venduto? No, impegnato in consiglio di amministrazione. Ok, va bene. Allora, fermi qua che facciamo una foto ricordo, i nostri polli qua, i nostri eroi. Vediamo come se la cavano. Ok? Bene, perfetto. Ok? Allora, accomodatevi pure. Adesso vediamo un po' come ce la caviamo. Ah! Io speravo
di avere un'evoluzione tecnologica, cioè avere una cella di carico per proiettare il risultato, ma la burocrazia dell'università richiede 8 mesi per riuscire a spendere 600 euro e quindi l'ordine è partito ma la cella non è arrivata e quindi abbiamo sempre il nostro dinamometro delle passate edizioni. L'anno prossimo ci riusciremo. Allora, vediamo un po' qua. Allora. Ok, fin qua ci siamo. Allora, direi che come ponte, se vogliamo fare qualche considerazione. Allora, questo non è un ponte fatto male, è abbastanza leggero, 6,90 etti. Sapete che non vince il ponte più resistente, ma nel rapporto vince il ponte che spunta il miglior rapporto fra resistenza e peso. Questo perché anche nel mondo reale, se tu fai una struttura più leggera, fai risparmiare soldi al committente. E quindi il peso del ponte in rapporto alla resistenza è una misura della qualità progettuale dell'insieme. Direi che questo è un ponte onesto, abbastanza leggero, una struttura reticolare classica. Direi che, visto che pesa solo 6,9 etti, potevano mettere qualche crociera qui nel piano superiore. Nel piano superiore non ci sono crociere, sono collegate, però quando questi reticolari lavorano nel proprio piano tendono a sbandare, no? Tendono a uscire dal piano. Instabilità globale dell'equilibrio, problema che ha funestato la prima competizione che abbiamo fatto quando gli studenti proprio non avevano la concezione, e invece poi in seguito dalla seconda in poi le cose sono andate decisamente meglio. Vediamo che cosa spunta questo ponte. Oh, è arrivato il nostro News Day, rifacciamo la foto. Forza. Ah, aspetta un attimo, che io c'ho un'altra cosa. Che visto che basta, ne abbiamo avanzata, abbiamo un regalo a testa, oggi vincono tutti. Ok, bene. Allora, possiamo rompervelo? Allora, proviamo un po' a vedere come si comporta. Siamo a zero. Non è ancora in tiro. Ecco, adesso siamo a 2,7. 5, 6, 7, 8, 9, ho sentito crack, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 e 8, 26 e 8, picco massimo, complimenti. Per un ponte di questo tipo non c'è male. Vediamo di capire dove ha mollato. Non si capisce dove ha mollato. Ah, è ancora bello teso. Probabilmente si è un po' schiacciato. Ah, si è schiacciato sugli appoggi. No. È saltato il corrente compresso. È il corrente teso. Vediamo, potrebbe avere dei recuperi. Infatti adesso è sceso, adesso è scarico, è a zero. Vediamo se, ma però essendo partito da tutti e due i lati, non c'è possibilità. Vedete, si sta aprendo e buonanotte. Vabbè, complimenti ai nostri costruttori comunque.
Ok, il 20 l'abbiamo fatto. Sì. 27 e 8. 8, 27 e 8. Allora, prendiamo l'11, Giancarlo Nuzzo, Luigi Andrianello e Andrea Palmieri. Dove sono i nostri eroi? Avanti ai nostri eroi. Trovate il ponte. Anche questo è un ponte ad arco, abbastanza leggero, 7 etti e 94, 8 etti di pasta. Avevano 2 etti di margine. Attenzione, posatelo per bene. A posto? Pasta omaggio, vincete tutti, foto ricordo dei nostri eroi. Ci siamo? Bene, grazie. Allora, diciamo due parole su questo ponte. Voi sapete che, maledizione, su YouTube con i ponti ad arco sono arrivati a 466 kg. Noi l'anno scorso, 2 anni fa, eravamo a 86, mi pare. Però cresceremo. Lei parteciperà quando... Sì, esatto, vabbè. Abbiamo un eroe qui, fatti vedere. Abbiamo un eroe che parteciperà quando crescerà. Un applauso e un saluto. E magari lei arriverà a 500. No, perché sapete, ci sono due competizioni importanti. Una dell'Università di Waterloo in Canada e un'altra dello Buda University in Bulgaria. Diciamo che la Waterloo University si pecca di essere la World Competition. La Buda University a sua volta dice no, siamo noi la World Competition. Comunque i nostri regolamenti sono compatibili con queste due competizioni. Io ho anche ricevuto una lettera dallo Buda University invitandoci a partecipare, però non siamo ancora in grado di competere, però non è detto che non ci riusciamo. Infatti, quando questa competizione è nata sotto il rettore La Forgia da rettore ha detto facciamoci le ossa e poi andiamo a fargli vedere chi siamo. No. E quindi stiamo lavorando in questa direzione. Prima ci si fa le ossa un pochino con i ponti reticolari, un bel gioco importante, e poi si cerca di andare su carichi più importanti. Diciamo, questo è un ponte che come funzionamento è una mezza ruota di bicicletta, no? Quindi la cosa importante è che i raggi lavorino tutti in trazione, perché non appena lavorano un po' in flessione tendono a rompersi. L'arco è compresso, infatti l'hanno fatto con due file di zitoni. Il ponte è giustamente controventato. Vedete che ci sono delle crociere con fili sottili, perché se il ponte sbanda da una parte o dall'altra, comunque una delle due aste va in compressione e sbanda, ma ce n'è sempre una che lavora in trazione e quindi funziona. Funziona bene. È un ponte ben fatto. Su queste cose conta molto la regolarità, no? Direi che l'arco è fatto abbastanza bene, non ha dei fuori piombo, eccetera, eccetera, per cui dovrebbe essere un ponte che dà soddisfazione. Vediamo se dà soddisfazione. Allora, agganciamolo. Allora. Ok, ci siamo. Siamo a zero. È appoggiato bene. Vediamo come si comporta.
Siamo a 2, 5, 6, 8, 9, 10. Vedete, molto rigido, no? Basta tirare poco e il carico sale a 18, 20, 22, 27, 28, 32, 35, 37, 42, 44, 45, 49, 51 e 7. 51 e 7, ottimo risultato. 51 e 7. Ha ceduto contemporaneamente, vedete, si sono staccati dei tiranti in contemporanea dall'arco superiore e anche dal punto di attacco qua. Del resto avevo parlato con alcuni gruppi, no? Per l'esperienza che abbiamo maturato abbiamo visto che oltre una certa resistenza, se il ponte è fatto bene, il punto debole è la colla. La colla a caldo non riesce a reggere più di tanto e ad un certo punto ti saluta. Per cui il suggerimento è di andare sulle resine bicomponenti. So che c'è qualcuno che si è avventurato su quella strada e però ha avuto tristi risultati. Ma del resto ci sono stati per il passato tristi risultati anche con i ponti reticolari. Non so se c'è qua, 2 anni fa c'era un ragazzo che aveva il padre carrozziere e diceva: ah, oh, professore, io ho una colla a caldo che fa miracoli perché mio padre per stuccare le macchine qua e là, funzionato malissimo, un disastro. Perché? Perché non tutte le colle attaccano ugualmente allo stesso materiale. Per esempio, noi abbiamo scoperto, quando andate al Brico a comprare i bastoncini di colla a caldo, no? In realtà li trovate una volta bianchi, una volta gialli. In realtà quella differenza di colore è che uno è più adatto a metalli e marmi e l'altro è più adatto a carta e cartone. Per nostra esperienza, quelli gialli funzionano meglio. Ora, per quanto riguarda le colle epossidiche bicomponenti, è lo stesso problema, cioè sul mercato ce ne sono di una ventina di tipi diversi e bisogna beccare la colla giusta per la pasta per poter spuntarla. Ma comunque ci faremo le ossa. Va bene, complimenti di nuovo ai nostri costruttori del ponte 11 e passiamo al ponte successivo. Allora, prendiamo il 25. 25 Andrea Spedicato, Lorenzo Di Pietro e Francesco Carmine Iaia. Dove sono i nostri eroi? Ok? Gentile omaggio, oggi vincono tutti. Foto ricordo dei nostri eroi. Ok? Molto bene. Allora, vediamo un po'. Questo è un ponte reticolare, direi onesto, cioè una costruzione classica, molto, molto vicina ad un ponte reale per certi versi, forse direi vicina a un ponte reale un po' datato dell'Ottocento, però si trovano strutture di questo tipo. C'è un'attenzione al controventamento fatto con una sola asta diagonale grossa, perché questa deve lavorare sia in trazione che in compressione. C'è, non so se li vedete, ci sono delle crociere anche all'interno per continuare a irrobustire il fuoripiano. Ovviamente queste crociere anche nei ponti reali sono in alto perché deve passarci il camion sotto il ponte. E quindi direi che come ponte siamo messi bene. Invece siamo messi male perché il ponte è zoppo, no? Cioè, oh, costruttori, avete provato ad appoggiarlo. Allora, c'è un problema di ponte zoppo. E ci mettiamo sotto qualcosa per compensare, direi, perché non appoggia in piano. Vabbè, allora, vediamo un po' come se la cava questo ponte, che dovrebbe spuntare buone prestazioni.
Allora, siamo a zero. Cominciamo a tirare. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 5, 50, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 63, 69, 70. 71, 72, e che cosa hai fatto sto ponte? 70, 76, 76, 76 e 3. Non è che ci avete messo dentro fil di ferro? Complimenti, 76 e 3, ottima resistenza. Ok, benissimo. Fra l'altro 76 e 3 per un ponte che, se ben ricordo, era anche abbastanza leggero. Ponte 25, no, 9,88, quasi al limite, sfruttato bene il regolamento. Ok, allora, signori, per favore, prendiamo il ponte 8, Antonella Greco, Cosimo Calcagno e Milena Castro. Oh, devo dire una cosa. Nel momento in cui abbiamo pesato i ponti, abbiamo trovato delle discordanze di circa un etto e mezzo. Cioè, io li ho pesati con una mia bilancina, no? E ho trovato che dei ponti sono leggermente eccedenti al regolamento. Però ho avuto più di una squadra di ragazzi che mi hanno detto: professore, ma noi ce lo siamo pesato, pesava un etto e mezzo di meno. No, sono bilancine da cucina, non è una bilancina da farmacista. Allora direi che in virtù, questo non ha nessuna influenza, no? Perché è un offset per tutti quanti. Sono stati pesati con una bilancia che forse pesa un po' di più, pesa un po' di meno dell'altro. Però direi che, visto lo spirito della competizione, abbiamo deciso di tenere buoni tutti i ponti, anche quelli che sarebbero un po' eccessivi rispetto al limite di 1 chilo del regolamento, visto che c'è questa piccola impressione. Allora, che cos'è questo? Questo è il ponte perso, scusate, mi sono perso. È il ponte 8, Greco, Calcagno e Casto. Greco, Calcagno e Casto. Prendiamo Greco, Calcagno e Casto, vincono i Bucatini 2. Venite qua, facciamo una bella foto. Voi siete stati mie vittime, mi pare. Sì. Quante volte vi ho bocciato? Tante. Ok, grazie. Allora, vediamo questo ponte. Questo ponte ha delle potenzialità. C'è stato, voi sapete, io avevo chiesto alla Granoro che ci fornisse i tiranti lunghi. No. La Granoro non li aveva in produzione, in realtà ci ha mandato dei bacchettoni lunghi, ma erano delle candele molto grosse, per cui non abbiamo potuto adoperarle. C'è stato chi è riuscito a trovarle da qualche supermercato, c'è chi ha invece giuntato opportunamente gli spaghetti. Questo è un ponte giuntato, per il passato ne abbiamo avuto, qualche volta ha ceduto proprio la giunzione. Direi che, guardandolo, è un arco un po' gobbo, anche guardandolo dal piano è un po' fuori piombo. Per contro, la controventatura c'è, a crociera con entrambi le diagonali grosse, quindi resistono sia a trazione che a compressione. Sarebbe un ponte onesto. Vedete che anche l'arco non è perfettamente simmetrico. Io temo che questa mancanza di planarità e queste asimmetrie influenzino un pochino il comportamento in negativo. Vediamo un po' come va a finire. Cioè, questo, secondo me, è un ponte che, se geometricamente fosse riuscito un po' meglio, potrebbe
poteva comportarsi meglio di come probabilmente si comporterà in virtù di queste leggere asimmetrie. Allora, vediamo un po'. Siamo a zero. Cominciamo a tirare. Poi dipende anche quando va in tiro come si raddrizza o non si raddrizza. Siamo a 4, 5, 12, 15, 25, 30, 34, 37, 39, 42, 45, 45 e 4, si è fermato, 45 e 4, però ancora resistenza. No, è sceso a 38 e 6. Il picco è a 45 e 4. Complimenti, un buon risultato. E devo dire che cosa ha ceduto. Guardate, si è staccato tutto il collegamento con la piastra di tiro su questo lato, che doveva essere evidentemente più robusto, perché hanno unito per bene tutte le raggiere, però poi il collegamento fra le raggiere e la piastra è stato fatto in maniera un po' debole. Però diciamo che, a parte questo distacco, il ponte è ancora integro. Comunque, quindi, nonostante le asimmetrie, si è comportato davvero bene. Ok, complimenti ai nostri eroi. Allora, sganciamolo, ok, e prendiamo il ponte numero 1, che è il ponte dei, abbiamo due laureati che competono con noi, Fabiano Alex De Vitis e Simonetta Petta. Dove sono i nostri eroi? Eh? Ah, voi siete... Ah, sì, no, mea culpa, va bene, vi spostiamo. C'è stato un malinteso che pensavo di aver corretto. I ragazzi hanno sbagliato categoria, quindi Fabiano, Alex De Vitis e Simonetta Petta. Lei come Simonetta Petta non è granché, però devo dire. Lei che? Simone Petta, scusa. Simonetta. Voi ridete, ma dovete sapere una cosa. Dalla tenera età di 20 anni ognuno di noi perde 200.000 neuroni al giorno. Io sono un po' più avanti di voi, ma voi mi seguite a ruota, per cui è solo questione di tempo. Allora, quindi Fabiano, Alex De Vitis e Simone Petta li spostiamo dalla categoria, li abbiamo messi laureati, li spostiamo nella categoria ponti ad arco. E basta premio, foto ricordo dei nostri eroi. Simone, eh? Ok, grazie. Allora, vediamo un po' che cosa hanno fatto i nostri ragazzi. Hanno fatto anche questo, direi che è simpatico come costruzione, no? Perché loro hanno fatto l'arco reticolare, no? Abbiamo detto più volte, è una mezza ruota di bicicletta, quindi qui c'è una compressione enorme e tutti i raggi tirano. Loro hanno fatto un arco reticolare, l'hanno ben controventato, vedete anche qui campi triangolari con una sola diagonale, anche questo ha delle leggere asimmetrie e anche questo è attaccato forse con una modalità che vedremo dove porta. Anche questo è un po' zoppo, vediamo di aiutarlo un pochino mettendo, no, è meglio lasciare che si appoggi come vuole lui, è un po' corto, avete fatto troppo corto, siete resi conto? L'arco interno è 99 centimetri, per cui non appoggia l'esterno. Questo sarà un elemento di debolezza, no, perché non c'è... Ok,
vediamo un po' di vedere come va. Allora, azzeriamo. Cominciamo a tirare. Ok, ci siamo. Non ci siamo. Adesso ci siamo. 5, 7, 11, 17, 22, 23, 25, 31, 34 e 7, 34 e 7, 37 e 7, ha avuto un recupero. 37 e 7, 37 e 7. Resistenza massima 37 e 7. Vediamo dove ha mollato. Vabbè, c'è stato un cedimento importante delle raggiere da questo lato qua, e quindi interessante, in contemporanea, guarda qua, guarda che bello, l'arco è partito per compressione, no? Vedete che è sbandato qui, quindi qui c'è stata una compressione per l'arco, e quindi è stata una rottura, diciamo, congiunta, il che vuol dire che, cioè, quando succedono queste cose, che cosa vuol dire? Vuol dire che il ponte è dimensionato a quella che viene chiamata uniforme resistenza, no? Perché in contemporanea hanno ceduto gli elementi in trazione e l'elemento in compressione, quindi diciamo che era comunque ben dimensionato. Complimenti ai nostri eroi. Allora, ok. Adesso prendiamo un reticolare, va? Allora, prendiamo un reticolare, prendiamo il ponte 16, Francesco Doria, Michele Cortese, penso c'è un errore, e Silvia Carrozzo. Francesco Doria, eccolo qua, è il ponte della protesta No Tap. Ah, sì, va bene. Ok. Chi ci siamo persi? Gentile omaggio. Abbiamo perso... Chi abbiamo perso? Nessuno, chi? Sì, ecco, abbiamo perso Francesco Doria, che ha dovuto andare in consiglio di facoltà. E noi siamo qua, foto ricordo dei nostri eroi. Ok? Allora, questo, diciamo, è un ponte reticolare, anche questo, praticamente è una doppia reticolare, una reticolare su due piani, ben controventata, no tap, se l'avete fotografato adesso ve lo giro, perché sennò non vediamo il dinamometro, e quindi mi dispiace oscurare la protesta, ma non ci sono vie di scampo. Ok. Diciamo che è un ponte robusto, ben fatto. Come è fatto? È fatto bene? Dimmi di sì, dai. È un ponte fatto bene, vediamo un po' come se la cava. Allora. Allora, siamo a zero. Ok, cominciamo a tirare. E siamo a 3, 10, 11, 13, 19, 23, 28, 29, 34, 35, 40, 43, 45, 46 tondi, 46, 0, 0. Complimenti. Anche qui, comportamento della struttura ottimo, la struttura è ancora intera. E dove sono i costruttori?
Avete fatto una stupidata grande come una casa. Sapete cosa hanno fatto? Hanno messo, peccato perché si sarebbe comportato decisamente meglio. Hanno fatto una ingenuità, non me ne ero accorto prima, vedete, anziché mettere la piastrina per traverso, l'hanno messa per lungo. E quindi il carico sulla piastrina arriva da questi zitoni che lavorano a flessione, porca miseria, e quindi hanno ceduto perché non potevano trasmettere il carico. Se voi questa piastrina la mettevate per traverso e raccoglievate il tiro qui, questo avrebbe resistito molto di più. Il prossimo anno andrà meglio. Complimenti! Va bene. Allora, prendiamo adesso il ponte 10. Luciano Maniglio, Luca Melcore e Marco Rao. Che vincono prima ancora di competere i spaghetti vermicelli 13. Triplo premio. Sì, lui è il nostro gruppo misto. Avevamo anche dei ragazzi da Pisa che si erano iscritti, probabilmente non sono venuti alla fine. E questo era un gruppo misto con un ragazzo del nostro Ateneo, un collega scappato al Politecnico e uno dove? A Bologna. Ok, va bene. Allora, questo è il loro ponte, attenzione, mettetelo super bene. Facciamo una foto ricordo del nostro eroe. Grazie. Allora, vediamo un po'. Questo è un pontone fatto con i cannelloni segati, pezzi di cannellone. Questo è un arco che, diciamo, ci sono vari filmati su YouTube con archi fatti in questa maniera, no? A compressione dovrebbe lavorare bene. Anche in questo caso non è perfettamente simmetrico, è molto molto ben controventato. Io avrei forse risparmiato qualcosa di diagonale e messo qualche raggiera in più, però dovrebbe comportarsi bene. Vediamo un po' come se la cava. Allora, agganciamolo. Ok, aspetta che risparmiamo un anello, no, non risparmiamo un anello. Allora, cominciamo, azzeriamo. Siamo a 4, 7, 12, 18, 21, 23, 28, 30, 35, 39 e 8, buon comportamento, complimenti, come temevo l'arco non ha avuto problemi, tiro eccessivo e distacco delle raggiere, però distacco delle raggiere vuol dire le raggiere hanno comunque, si sono comportate molto bene, non si sono spezzate, si sono staccate. Va bene, complimenti al nostro eroe. Togliamo questo ponte e passiamo prendiamo il ponte numero 18, Luigi Marti, Alessandro Caretto e Cesare Garrisi, ai quali regaliamo le regine da 10. Vi piacciono le regine da 10? Certo. Ecco, a posto. Qua facciamo una bella foto con i nostri eroi.
Due ponti in cinque. Ma e qual è l'altro ponte? C'è la Torre di Valerio. Vabbè, ma quelli competono per conto loro, no? I gruppi sono da tre. Ok. Allora, foto ricordo dei nostri eroi. Ok, grazie. Allora, vediamo un po'. Questo è un ponte reticolare bello, pulito, classico, semplice. C'è un'apparente stranezza. Guardate, se lo guardate così, vedete che qua ci sono tre aste, qua ce ne sono due, qua ce n'è una sola, che è un tentativo di inseguire i vari livelli di sollecitazione nelle aste. Vedremo se questa cosa qua paga o meno. Il ponte è bello pulito, direi che manca qualche diagonale. Io due spaghetti fini fini a crociera li avrei messi per stabilizzare il tutto. Vediamo come si comporta. Allora, per il resto direi che è un ponte onesto e realizzato anche abbastanza bene. C'è un quantitativo di colla industriale nel punto d'attacco, per cui penso che la tavoletta in questo caso non si staccherà. Allora, vediamo un po', azzeriamo, cominciamo a caricare, siamo a 7, 13, 20, 28, 34, 39 e 3, 39 e 3, vediamo se ha recupero ancora, no, 39 e 3, no, niente, niente, 39 e 3, complimenti. E anche in questo caso, guardate un po', anche in questo caso, allora, ha ceduto il corrente compresso e in contemporanea c'è stato un distacco all'attacco del corrente peso e quindi ci ha salutato in questa maniera. Evidentemente, piuttosto di andare a rinforzare eccessivamente il ponte in questa zona qua, conveniva lavorare da queste parti per spuntare maggior resistenza. Va bene, complimenti ai nostri eroi e prendiamo adesso il ponte 23. Vincenzo Russo, Gianluca Adamuccio e Maria Lucia Corvaglia che vincono prima di cominciare i bucatini da 11. Ok? Dov'è il vostro ponte? Il 23, ok, eccolo qua, foto ricordo dei nostri eroi, anche voi siete state mie vittime? Certo. Avete già dato? Sì. Ok, grazie. Allora, vediamo anche, oh, qui infatti questi ragazzi mi hanno scritto una mail per chiedere un'informazione, perché sono stati molto attenti alle giunzioni. Hanno fatto una cosa molto raffinata al limite della perversione, cioè perché hanno preso, vedete, hanno preso dei anche quel coso curvo qua, vabbè, e quindi tutti i giunti sono rinforzati con dei manicotti in pratica. Adesso bisogna vedere quanto sono riusciti a riempire di colla, però diciamo che dal punto di vista della costruzione questo è sicuramente il ponte che ha i nodi più robusti di tutti quelli che abbiamo visto. Il ponte è un ponte pulito, classico, tradizionale, ben fatto, direi potrebbe spuntare delle ottime prestazioni. Vediamo un po' come se la cava. Ho perso il gancio. Ho perso il gancio. È finito. Ah, qua. Eccolo qua. Allora, agganciamo il nostro ponte. E siamo a zero. Zero. Vediamo un po'. Siamo a due. Così, perché no, aspetta un attimo, tira male, un momento, fermi tutti. Ok. No, questo non mi piace.
aspetta un attimo, che abbiamo sto filo che fa più problemi che altro. Allora, vediamo un po'. Siamo a 0, 12, 13, 18, 21, 25, 29, 34, 39, 45, 48, 49, 7, 49, 7, ottimo comportamento. Vediamo se riesce a darci qualcosa di più. No, no, è sceso. Ottimo comportamento. 49, 7, guardate, se ne è sceso da questa parte. Adesso lo sganciamo un po' meglio, perché merita. Allora, questo 49 e 7 è uscito perché ha ceduto da questa parte qua, è saltato il corrente teso, è sceso tutto il ponte e quindi c'è stato questo cedimento. Però il ponte ha dimostrato una resistenza enorme. Complimenti. Allora, a voi, grazie. Prendiamone uno ad arco. Ponti ad arco, il 12, Paolo Simone Gabriele Caracciolo. Paolo Simone Gabriele Caracciolo. Bucatini dell'11, Bucatini dell'11, Bucatini dell'11 alla nostra concorrente più piccola. No, questi vanno conservati perché fra 10 anni ci costruiremo il ponte. Questa settimana. Allora, ponte numero 12, eccolo qua, un bell'arco direi. Ok, grazie. Foto ricordo con i nostri eroi. Anche voi, sì, avete già dato. Ok, bene, grazie. Allora, vediamo un po'. Questo è un bel ponte pulito, fatto bene, abbastanza simmetrico, controventi a croce, quindi un corrente compresso e due tiranti a croce, e sono stati molto attenti anche, guardate, le raggiere sono appese all'esterno e all'interno anche, e quindi centrano il tiro nell'arco, quindi è un ponte molto ben studiato, molto ben realizzato. Direi che non ci passerei sopra, perché la via di corsa è un po' preoccupante, però diciamo che ci può stare, ci può stare. Vediamo come si comporta questo ponte. Io torno a perdere... Ok, l'ho trovato. Vediamo come si comporta questo ponte. Allora, siamo a 0. Vediamo un po'. Ecco, partito. Siamo a 20... 30, 40, 50, 64 e 8, 67 e 9, 67 e 9, ottimo comportamento. Ci deve essere, secondo me, non lo so, ha avuto una rottura un po' strana, adesso ve la faccio vedere, perché, vedete, hanno ceduto di colpo tutti i tiranti da questo lato. Forse lavoravano un pochino in flessione, perché il ponte comunque si comportava molto bene, si sono sradicati tutti quanti qui alla base. Forse lavoravano un pochino in flessione, magari quando la colla ha fatto presa, è crollata la strada! Quando la colla ha fatto presa, probabilmente ha un po' storto le raggiere e questo ha avuto effetti sulla resistenza. Aspetta che tiriamo via sta strada, che se no... Ok, grazie. Allora, prendiamo il ponte numero 2.
che è a questo punto Gabriella Vergori, Dario Palese e Giuseppe Cacciatore, i nostri aficionados, giusto? Perché voi avete partecipato più volte. Vincete un premio in regine da 10, manca il terzo? Ah, sta al lavoro. Regine da 10 per il terzo. Ok. Molto bene. Venite qui che facciamo una foto con i nostri eroi. I nostri eroi purtroppo ci sono scappati. Io ho cercato di bocciarli in tutte le maniere, ma alla fine si sono laureati e partecipano come gruppo dei nostri laureati. Complimenti, ragazzi. Allora, vediamo un po' che cosa hanno fatto. Hanno fatto una cosa, direi, abbastanza originale, no? Perché hanno, sembra un po' una via di mezzo fra un ponte reticolare e un ponte a rete. È controventato bene, il corrente compresso è un po' magrolino, ci sono due punti orizzontali. 4, vabbè, 2 più 2, se vi ricordate, 2 anni fa il ponte che si è comportato meglio aveva un arco ribassato e poi 2 tiranti orizzontali che l'hanno un po' aiutato a non spanciare, e quindi secondo me sulla base di quella logica è stato costruito questo modello. Io sono un po' preoccupato per il corrente compresso magrolino, però insomma, avendo tanti punti di appoggio eccetera, potrebbe anche comportarsi più che bene. Vediamo come se la cavano. Allora, vediamo come se la cavano. Agganciamo. Eccoli qua. Siamo a 0. Questo è un dinamometro che tiene il picco di carico e quindi la lettura è un po' più semplice. Siamo a 8, 20, 27, 29, 30, 35, 39, 45, 49, 50, 55, 55, 7. Ha ceduto, non ce la fa più. 55, 7. Complimenti, bel comportamento. 55, 7. L'avevo detto, guarda, bellissimo, molto bello, didatticamente molto bello. Guardate come se n'è partito, no? Allora, o per instabilità dell'equilibrio o per cedimento all'attacco, ma perso il punto di tiro, questo è scappato verso l'esterno, questo è venuto verso l'interno, si è piegato a fisarmonica, stessa cosa da questa parte, si è rotta la raggiera e l'arco, una sezione, un'inerzia notevole, a questo punto l'arco se n'è scappato a destra e a manca. Direi che dal punto di vista didattico questo cedimento è meraviglioso, ci insegna tante cose, no? Si capisce proprio come il ponte abbia ceduto. Complimenti ai nostri eroi laureati. Allora, adesso prendiamo il ponte numero 21, Marco Pellegrino e Filippo. Ah no, un momento, il 21 non c'è, però ne è arrivato uno in ritardo. Chi è il ritardatario? Giulia, è un ponte ad arco. Giulia Maria Trevisani. Allora, Giulia Maria Trevisani è arrivata un po' in ritardo, nessun problema, anzi problema sì, perché dobbiamo pesarlo. Allora, nel cartone che c'è fuori c'è la mia bilancina, allora lo prendiamo dopo perché lo dobbiamo pesare, e prendiamo invece il ponte 24, Melissa Sergi e Ludovica Panico. Melissa Sergi e Ludovica Panico vincono dei vermicelli da 13. Dove sono i nostri eroi? Le nostre eroine? Vermicelli da 13 per entrambe. Foto ricordo.
foto ricordo doppia, faccio il beato fra le donne, scusate, ma non ditelo alla mia bella perché è gelosa, particolarmente gelosa. Allora, vediamo un po' che cosa hanno fatto queste ragazze. Anche queste hanno fatto una reticolare pulita. Ah, c'è la stessa idea dei colleghi, vedete, aste doppie qui, asta singola qua, e mancano i controventi, però è un pontazzo ben fatto e quindi la simmetria c'è, dovrebbe comportarsi bene, direi che dovrebbe comportarsi bene. Ponte semplice, pulito, senza fronzoli, c'è questa struttura cosiddetta capanna, dal punto di vista strutturale talvolta la si riscontra, non è ottimale perché sollecita molto queste parti qua iniziali, no? Rispetto a quelli che vengono subito, queste aste sono molto sollecitate, però il ponte è ben costruito e quindi potrebbe spuntare delle buone prestazioni. Allora, vediamo un po', azzeriamo, mettiamo in tiro, siamo a 7, 13, 18, 21, 23, 31, 37, 4, 37, 4, complimenti, buon comportamento, cedimento non della giunzione, del corrente teso, adesso ve lo faccio vedere, il ponte è sostanzialmente ancora integro, ma la sua resistenza ci ha salutato perché il corrente teso in questo punto è andato via e quindi è inutile stuzzicarlo ulteriormente. Ok? Bene, vi ringrazio. Il 24 l'abbiamo... abbiamo la bilancina per pesare... Eccolo qua. Allora, abbiamo il ponte numero 21, non penso... Dov'è? Eccolo qua. Allora, scusate, ma prendiamo questo ponte ritardatario, pesiamolo. Possiamo metterlo sopra... No. Giriamolo e appoggiamolo. Un po' difficile riuscire a... Mollalo un attimo. No, così non ce la facciamo. Allora, vediamo. No. Ce la fa. Eccolo qua. Allora, 1247, però, come vi ho detto, se siamo fuori con la mia bilancia di un etto e mezzo, siamo ancora nell'accettabile. Allora, la nostra eroina, chi è? È Giulia Maria Trevisani. Giulia Maria Trevisani che vince le regine da 10. Complimenti a Giulia Maria Trevisani. Foto ricordo che, grazie. Allora, ha fatto un ponte un po' strano. Perché... guardate, ha incrociato il corrente compresso in mezzeria e a me ma pare no, cioè penso sia un elemento di debolezza importante questo scambio di ruolo, abbiamo una X qui al centro, però mancano due aste correnti e quindi se è stato fatto col pensiero dell'instabilità dell'equilibrio, del resto il pensiero dell'instabilità dell'equilibrio c'è perché il ponte è controventato anche su questi piani qua. È una struttura singolare per certi versi, perché c'è un po' di reticolare, però... I campi sono chiusi in diagonale da tiranti sottili e poi è un ponte a raggiera. Sono due ponti uno sopra l'altro in pratica, no? È un esperimento interessante tutto sommato. Temo che questo incrocio qui non paghi, anche perché il ponte è un po'
fuori piano, vediamo come si comporta. È sicuramente una struttura curiosa, potrebbe anche riservare delle sorprese, perché no? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, cominciamo a metterlo in tiro. Azzeriamo. Ok. Siamo a 0, 2, 5, 6, 7, 8. 9, 9, 7, 9, 7, ha scricchiolato a 9, 7, ah, infatti, 9, 7, complimenti comunque per il tentativo, vedete, ha ceduto proprio il corrente compresso qui subito dopo l'incrocio, dove temevamo che avesse degli elementi di debolezza. Complimenti comunque per la partecipazione alla nostra eroina. Allora, sganciamo questo ponte e prendiamone uno ad arco, prendiamo prendiamo il 3, Andrea Aloisi, Alessandra Rizzo e Giovanni De Masi. Che vincono i vermicelli da 13. Fotoricordo dei nostri eroi che hanno fatto, eccolo che arriva, hanno fatto un bel pontone. Ok. Sì, va bene, perfetto. Ok, hanno fatto un bel pontone, direi. Ci sono dei tiranti qui che sono un po' flosci e un po' molli, il che vuol dire che prima di entrare in tiro il ponte dovrà deformarsi parecchio e probabilmente potrebbe essere che quando arriveranno in tiro gli altri che invece sono belli dritti saranno già un po' al limite e quindi questo probabilmente potrebbe influire negativamente. C'è una attenzione enorme all'uscita di piano, vedete che c'è parecchia pasta nel controventamento. Vediamo un po', anche direi che come colla siamo a quantitativi industriali. L'arco non è perfetto, è un po' asimmetrico, anche questo può avere un piccolo effetto, vediamo un po' come se la cava questo ponte. Allora, siamo a 0, siamo a 0. Uno e due, tre, cinque, sette, nove, dieci, dodici, tredici, quattordici, diciannove, venti, ventuno, ventuno e quattro. Complimenti ai nostri costruttori e come temevo, vedete, ci sono delle raggiere che non sono ancora entrate in funzione e altre, soprattutto dalla parte posteriore, che si sono strappate e quindi ci hanno salutato. Va bene, complimenti comunque ai nostri eroi che si sono cimentati. Allora, adesso prendiamo il ponte numero 14, Giuseppe Bramato. Ponte reticolare, Giuseppe Bramato vince le regine da 10. Bramato, anche lui mia vittima, sì. Ok, ecco, ci siamo col ponte, perfetto. Il nostro eroe, fatto tutto da solo, uno dei pochi, complimenti.
un bel ponte, direi, un ponte onesto, una reticolare classica. Del resto, lo dico sempre, dalle strutture reticolari c'è parecchio da imparare. Una certa attenzione, guardate, lui ha messo la tavoletta sopra il corrente teso e poi qui ha proprio, giustamente in un certo qual modo, no? Pensando che il carico era concentrato, si è preoccupato di portare il carico in alto e così via. Quindi è ben fatto, simmetria c'è. Non c'è molto di controventamento, no? Qualche piccola diagonale fatta con spaghettini leggeri non sarebbe stata male, però dovrebbe essere un ponte che, a meno che non tradisca qualche comportamento inaspettato, dovrebbe andare bene. Vediamo un po' come se la cava. Allora, vediamo un po'. Siamo a 0, 3, 10, 15, 18, 22, 23, 25, 2, 25, 2 si è seduto, però offre ancora resistenza, no. 25, 2, 25, 2, complimenti al nostro costruttore, però... Questo è un classico esempio di ingenuità per instabilità dell'equilibrio. Non riuscite a vederlo, se ne è scappato fuori piano. Vediamo se lo allento e veloce. No, guarda, torna dritto, maledizione. Torna dritto. Perché il ponte ha una notevole resistenza in realtà, ma mancando di diagonali, no? Se ne va fuori dal piano, eccolo qua, questo è stato il meccanismo di cedimento, se ne esce dal piano. Se ci fossero stati due spaghettini a crociera, avrebbe comportato delle resistenze incredibilmente più elevate, perché il ponte in realtà è sano, però una volta innescato quel meccanismo, io continuo a tirarlo, ma di carico non ne recupera più. Complimenti comunque. L'anno prossimo qualche controvento, dov'è il nostro eroe qua? Sulle mani, dov'è? Eroe, l'anno prossimo qualche controvento in più, mi raccomando. Ok, complimenti. Adesso prendiamo... Oh, però, sti ponti ad arco, non abbiamo mica battuto il record di 86 kg ancora, eh? Allora, prendiamo il ponte numero 5. Giacomo Ciurlia e spero di aver detto giusto, e Cosimo Alberto Montinaro. Ho detto giusto, perché sono cognomi che si prestano ad accenti sbagliati. I nostri eroi vincono Bucatini da 11, ok? Ecco il loro ponte che sta arrivando. Bel ponte, abbiamo grandi aspettative per questo ponte, ma mi pare ad occhio che è un ponte ben fatto, vediamo un po'. Ok, grazie. Fotoricordo dei nostri eroi, vediamo come se la cavano. Ok, grazie. Allora, ponte, anche qui, ponte classico, come diciamo si chiamano questi qua? Cannelloni, mi si è fulminato il neurone associato ai cannelloni. Cannelloni, controventi, direi che forse vedo pochi tiranti, però è un ponte ben costruito, ben fatto, classico. Io mi permetto di dire... È forse un po' troppo lungo, vedete, questo è un ponte che ha 10 centimetri a destra e a sinistra. Ah, si è spanciato costruendolo? Ah, vabbè, comunque è chiaro che se lo fai più lungo del necessario, questo può avere un'influenza negativa. Vediamo come si comporta, vediamo. Allora, agganciamolo, accorciamo la catena... Ok, e cominciamo a tirare. Siamo a 0,
Siamo a 3, 7, 9, 12, 15, 19, 23, 26, ha fatto crack ma resiste, 31, 33, 39, 42, 43, 48 e 5, 48 e 5, sfiorati 50, complimenti, sfiorati 50 e l'avevo detto che vedevo poche raggiere, no? Soprattutto in questa zona qua, però vedete, il fatto che si sia strappato contemporaneamente in una porzione molto larga, dire che comunque era ben costruito, no? Non è che ci sia stato un elemento debole che ha ceduto, no? Ha ceduto una parte importante, il che vuol dire che stava lavorando molto bene. Complimenti. Prossimo anno, però, fate qualcosa di più, mi raccomando. Se no, che andiamo a... cioè, volete farvi fregare dai bulgari? Ma scusate un attimo, andremo anche noi a combattere. Va bene, complimenti. Allora, adesso prendiamo il ponte numero 15, Luca Candito, Andrea Lanzillotti e Gabriele Lo Zuppone. Anche questi sono partecipanti che penso ho visto una volta. Ok? Bene, i nostri eroi vincono bucatini da 11, bucatini da 11, foto ricordo con i nostri eroi. Ok, grazie. I nostri eroi hanno un ponte che, diciamo, potrebbe imbrogliare, no? Perché sembra una struttura piccola, però è molto leggera, no? E quindi nel rapporto resistenza-peso potrebbe un po' sorprenderci. È un'altra reticolare fatta a capanna, una reticolare molto tesa, quindi questa sarà una zona molto sollecitata. Io quello che mi aspetto è una rottura da queste parti, a meno che non ceda qualche giunzione malfatta. Vediamo un po' come si comporta. Allora, vediamo un po' come si comporta. Agganciamo. Siamo a zero. A zero, ok. Allora, ecco, siamo a 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38 e 5, 38 e 5, complimenti, 38 e 5, direi che ci ha sorpreso, no? Per come non ci ha sorpreso invece per il meccanismo di cedimento. Vi dicevo, questo è il punto più sollecitato, hanno ceduto per trazione gli elementi del corrente inferiore, però è un ponte che si è comportato molto bene, pesa poco, per cui in graduatoria in rapporto al peso potrebbe salire decisamente. Ok, allora togliamolo e adesso prendiamo il ponte numero 6, Pasquale Di Gloria, Ilaria Epifani e Simonetta Antonacci, ai quali la sorte regala gli speciali trafilati al bronzo mezzi ziti da 9. Ok. Ci siamo? Bene, grazie. Oh, eccolo qua, il ponte del nostro team. Bel ponte. Bel ponte. Allora, osservazioni. È un ponte stretto. Non so se notate, ma la tavoletta è più larga del ponte. La tavoletta è larga 10, il ponte è largo circa
5 centimetri. Controventato la Madonna, il che costa peso, ovviamente. I tiranti sono ben disposti, sono stati giuntati con questa tecnica dell'infilare, dovrebbe funzionare bene. L'arco è sottile e forse è un po' il punto debole del ponte. Il ponte presenta una leggera dissimmetria, ma non catastrofica. Posa leggermente, ma non c'erei sedere. Sì. Allora, vediamo un po' che cosa spunta questo ponte. Allora, siamo a zero. Tre, cinque, undici, diciotto, venticinque, trentadue, trentanove, quarantuno, quarantanove, cinquanta battuti. 59, 63, 65, 73, 74 e 1. 74 e 1. Mi pare il valore più alto al momento. Vabbè, si è staccata la raggiera e non appena si è staccata la raggiera in un ponte di questo tipo, l'arco chiaramente ci saluta, si deforma, però direi che fra l'altro vi faccio notare che sono riusciti a giuntare molto bene gli spaghetti perché non c'è stato cedimento, sfiliamento di questi spaghetti qua, il che non è banale. Quindi complimenti ai nostri eroi che hanno fatto un bel ponte, anche se effettivamente è pesantuccio e quindi questo influirà un pochino sul risultato finale. Ok, e adesso prendiamo il ponte numero 17, Pierpaolo Greco e Stefano Margarito, che come dei farmacisti, con la mia bilancia perlomeno, hanno fatto un ponte da un chilo spaccato, spaccato il grammo. Allora, i nostri eroi Greco e Margarito vincono le regine da 10. Vi aspettavate le regine da 10, visto? Ok, una foto ricordo con i nostri eroi. Ok, grazie. E vediamo che cosa hanno fatto. Ah, hanno fatto un ponte abbastanza simpatico, no? Se vi ricordate nel regolamento si può andare verso il basso, si può inarcare un pochino il piano stradale. Hanno sfruttato il regolamento per fare un ponte simpatico. Praticamente è una doppia reticolare, no? Perché c'è una reticolare inferiore e una reticolare superiore. Secondo me l'avete copiato da qualche ponte del vecchio West, no? Perché certi ponti dell'Ottocento, insomma, potevano scimmiottare un po' una struttura di questo genere. C'è preoccupazione per i controventi. Direi che il ponte è anche abbastanza ben fatto, salvo ho un po' di preoccupazione per i punti di appoggio, perché appoggia male. Vediamo di aiutarlo un pochino perché è anche zoppo. Appoggia male. Io temo che l'elemento debole siano proprio gli appoggi, perché voi avete messo qua questa asta, però è abbastanza sottile e quest'asta qua e quest'asta qua dovrebbero raccogliere gran parte del carico. Vediamo un po' come si comporta. Allora, qui abbiamo anche qualche problemino nell'andare ad agganciare il tutto. Mettetelo a posto voi come pensate meglio, non c'è problema. È un po' lungo. Ok. Allora, ok, ci siamo.
Ci siamo. Cominciamo a tirare. Azzeriamo. Azzeriamo. Ok. Cominciamo a tirare e vediamo dove andiamo. Allora, siamo a 3, 6, 8, 9, 13, 18, 19, 23, 25, 29, 37, ha schioccato a 37. Si è rotta la piastrina, 37, aspetta un po' che vediamo un po'. 17, 6, ha ceduto. No, però adesso viene giù tutto. Rottura anomala, devo dire, perché ha ceduto la piastrina di legno e si è trascinata dietro di conseguenza un po' tutto il resto. Siete stati sfortunati, devo dire, perché probabilmente avrebbe resistito un pochino di più. Però è andata così. Strano, molto strano. C'è da dire che l'avete messa per lungo, avreste dovuto metterla per traverso e allora si sarebbe comportata un po' meglio. Pazienza. Complimenti ai nostri eroi. Non a caso è il ponte 17 e vince il premio Sfiga, perché non c'è mai successo, se ben ricordo, che si sia rotta una piastrina. Allora, abbiamo ancora... prendiamo il ponte 9, Lorenzo Maci e Maria Rosa Marulli. Lorenzo Maci, Maria Rosa Marulli. Rosaria? L'ho perso. Maria Rosaria, sì, scritto giusto. Mia laureanda? Non lo sa, ma abbiamo deciso di bocciarla alla laurea. Ok, grazie. Ecco il loro ponte. Oh, questo. Abbiamo la macchinina, porta fortuna. Allora, vediamo un po'. Questo, direi, è un ponte che vedo ben bilanciato fra parte in trazione raggiera e parte in compressione. Controventato molto bene, con aste che lavorano a compressione. Fatto anche bene, la forma dell'arco è abbastanza regolare. Questi non sono strutture molto molto grosse. Come li avete attaccati? Avete bucato e infilato? Oh, la peppa. Vabbè, vediamo un po'. Questo potrebbe cavarsela molto molto bene. Si appoggia bene, sì. Mettiamo la macchinina porta fortuna. Il papà? Oh, la panda della nonna? Allora, vediamo un po' come se la cava questo ponte. Ok, siamo a zero. Tre, 10, 15, 21, 28, 35, 40, 47, 50 passati, 60, 65, 60, 70,5. 70,5 ha ceduto. Dove ha ceduto? Nel punto debole che aveva questo ponte, il che dimostra che è stato costruito molto bene. Vi faccio vedere, ha ceduto dove c'era la panda della nonna, la panda porta sfiga. Allora, guardate un po', ho detto che il ponte era ben controventato, no? Salvo in questa zona qua, dove se metti i controventi non passa più la macchina. E ha ceduto per instabilità dell'equilibrio proprio
pressione è andato fuori del piano proprio qui dove mancavano per forza di cose le aste diagonali. Però il ponte si è comportato decisamente bene. Complimenti ai nostri eroi che hanno spuntato un'ottima prestazione. La panda potete recuperarla, se no non si arrabbia. Abbiamo ancora il ponte numero 19, Dario Martina, Susil Prajapat ed Emanuele Salvatore Antonazzo. Emanuele Salvatore Antonazzo, che è stato il nostro distributore di pasta, vince i 20 da 13. Martina manca. Pasta per Martina. Martina era quello che 2 anni fa, dove c'era la possibilità di mettere il nome alla squadra, si è guadagnato il premio onorario Sventrapapere. Il suo team si chiamava Sventrapapere. E quest'anno, non so se lo sapete, ma abbiamo dovuto rifare il sito web perché ce l'avevano craccato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Tu cliccavi su Spaghetti Bridged, a me sono uscite 3 signore di scinte, Elena 36 che voleva scambiare foto di nudo con me, e quindi abbiamo dovuto rifare il sito di Sana Pianta, tant'è che qualcuno di voi si è dovuto addirittura reiscrivere. E nel rifare il modulo di registrazione ci siamo persi il nome del team. L'abbiamo poi rimesso dentro, ma a gara in corso. Però lo rifaremo e faremo la gara per il miglior nome del team. Per cui cominciate a pensarci per l'anno prossimo. Sventrapapere era assolutamente male, devo dire. Ok. Foto ricordo dei nostri eroi che hanno fatto un... E anche questo classico di quello a capriata. Direi che questo più che un ponte è una capriata di un capannone, però ne abbiamo visto qualcun altro e direi che si è comunque comportato bene. Il ponte è bello, pulito, ha come al solito punti deboli qua, però guardate, i ragazzi hanno lavorato bene, perché questo sono 3 profili incollati assieme e quindi insomma la sezione resistente a compressione c'è, i controventi leggeri a croce e quindi va bene, la costruzione è buona, secondo me è un risultato di stanotte alle 2 o alle 3 perché alle 6 di sera eravate messi male, 6 meno un quarto, complimenti. Allora vediamo un po' come si comporta questo punto. Allora, ok, azzeriamo. Cominciamo a tirare, siamo a 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20... 22, 25, 27, 28, 29, 30, complimenti, 31 e 2, ha schioccato, resiste ancora, vediamo se recupera, no, 27 e 8, 31 e 2, resistenza massima, dove? Qui, qua, è scappato verso là, ma perché è scappato? Cioè non si è staccata un'asta in realtà, cioè non trovo aste che si siano staccate, secondo me sta tu dopo lo picchi, me lo picchi, perché cioè non si può attaccare un'asta così di punta con un po' di colla in punta, il ponte non ci sono aste che hanno ceduto. Hanno messo un po' di colla in punta, la colla si sta allungando semplicemente. Infatti adesso vediamo un po', vediamo di farlo cedere. 18, 19, 21 e 1, eccolo qua, cioè vedi? Eccolo qua, no, ha ceduto, ma ha ceduto proprio perché si è sfilato dal giunto e perché è incollato male entrambi questi cose qua. E però è bello, didatticamente bello, il meccanismo di cedimento, no?
cedono queste aste, questo salta verso l'alto, tutto il resto invece è ancora intero e si comporta bene. Quindi direi che didatticamente un ottimo esempio di comportamento di una struttura reticolare a collasso. Complimenti, insomma, ai nostri eroi. Ok. Bene. E mi pare che abbiamo un ultimo ponte reticolare, il 22 Matteo Perrone, che ha fatto un ponte molto leggero. Matteo Perrone, 509 grammi. Matteo Perrone vince i bucatini da 11. Foto ricordo del nostro Matteo Perrone. Grazie. Allora, Matteo Perrone. Eccolo qua. Allora, Matteo Perrone ha fatto un ponte singolare. No. No, non ce la facciamo con la lunghezza. Aspetta. Paro. È un ponte tirato. Molla. Allora, c'è una certa attenzione estetica. Sembra una pagoda cinese. Quando l'ho vista ho detto, bello. Dal punto di vista del comportamento statico, però non penso che possiamo aspettarci grandi risultati, perché tutta questa pasta qui, se vogliamo, serve un po' da controvento, però non ci sono aste diagonali, però c'è una tessitura molto molto fitta, no? Quindi diciamo che, essendo le campiture piccole, anche se mancano le aste diagonali, dovrebbe comportarsi bene per quanto riguarda l'instabilità e l'equilibrio. Però qui abbiamo un'asta libera molto lunga e questo dovrebbe preoccupare alquanto. Vediamo un po' come si comporta. È un po' corto, sale giusto. Vediamo un po'. Ok. Siamo a zero. Siamo a uno, due, tre. Vedete, è molto deformabile, no? Io giro e non... Ah, si è già rotto a 3,5. Si è già rotto a 3,5. Comunque, senti al nostro eroe. Distacco per trazione del corrente teso, ed effettivamente fino a qui lavorava bene, poi da qui a qui c'è veramente poca colla nel giunto e quindi si è staccato subito, e a questo punto purtroppo non ha più riserve di resistenza. Quindi non siamo riusciti a far lavorare l'arco, in realtà, no? Ha ceduto subito il corrente teso e il ponte ci ha salutati. Vabbè, comunque, complimenti al nostro eroe. E con questo mi pare che abbiamo finito i reticolari e abbiamo ne abbiamo uno solo, il ponte numero 5. No, l'abbiamo fatto il ponte numero 5, Ciurlia e Montinaro, e allora li abbiamo rotti tutti. Chi manca ancora? Chi manca? Emanuele Boellis, Marina Marti? Il 4, Emanuele Boellis, Marina Marti. Dov'è? Ok? E il 7, sì, giusto, avete ragione, che c'ho uno segno sul 7 sbagliato. Allora, Emanuele Boellis, Marina Marti. Bel ponte. Marina Marti, mia aspirante laureanda, vincono i mezzi ziti trafilati al bronzo. Ok? Grazie. Allora, anche qui abbiamo un bel arco robusto, fatto con i cannelloni. Di colla direi che ce n'è.
se vogliamo essere un po' attenti, i controventi ci sono, l'esecuzione non è perfettissima, la colla è un po' abbondante, però insomma tutto sommato dovrebbe comportarsi abbastanza bene. Vediamo un po' che cosa succede con questo ponte. Abbiamo sempre il record di 2 anni fa da battere, non ci siamo riusciti ancora. Allora, siamo a 0. Siamo a 0, ok? Cominciamo a tirare. E siamo a 4, 12, 15, 21, 27, 36, 38, 49, 57, 59... 73, 76 e 1, 76 e 1. Ottimo. Ottimo comportamento. Vedete, ha ceduto tutto l'attacco della raggiera in contemporanea. Fra l'altro c'è da dire che il meccanismo di cedimento non ha ceduto la colla, perché si sono proprio spezzati tutti quanti gli spaghetti, il che vuol dire che le giunzioni erano comunque ben fatte. Complimenti, ottimo risultato. Molto. E adesso abbiamo l'ultimo ponte, Jonathan Fino, un ponte da 947 grammi. Jonathan Fino vince i bucatini da 11. Ok, perfetto. Foto ricordo col nostro eroe Jonathan Fino, grazie. Allora, Jonathan Fino ha fatto un ponte, diciamo, pulito, ben costruito, ben fatto. Se vogliamo cercare qualche ingenuità, allora, l'arco è fatto con due file di zitoni tagliati a pezzetti piccoli per seguire la curvatura, quindi molto bene, non è molto controventato, vedete, qui c'è un'asta diagonale però è sottile e quindi se va in compressione non si comporterà bene, qui manca addirittura e questa è la zona più sollecitata, per cui qui io mi sarei preoccupato un po' di più. C'è un'ottima fattura, un ottimo bilanciamento, il ponte è quasi perfetto, c'è una quantità di colla della Madonna qua, per cui non dovrebbe darci sorprese come distacco della piastrina o d'altro. Vediamo come si comporta il ponte dal nostro eroe numero 7. Allora, azzeriamo. Siamo a 0. Ok. Siamo a 10, 15, 28, 30, 47, 50 passati, 61, 60, 70, 87, 90, 90, 100, 107, 111. 121, 131, 136, 100, 136 e 7. 136 e 7. Dov'è il nostro eroe? Vieni qua. Bravo, complimenti, complimenti. Ottimo lavoro. 136 e 7. Stracciato il record dell'edizione precedente e l'anno prossimo andiamo a combattere in Bulgaria. Guardate, vediamo se possiamo capire qualcosa, visto che stiamo facendo lezione comunque.
Vediamo se possiamo capire qualcosa da come ha ceduto. Allora, questo è un ponte che avrebbe meritato una ripresa con una telecamera ad alta velocità, no? Perché allora potevamo cogliere proprio il come era partito il cedimento. Però vedete, perché a quel livello di carico, no? Quando si rompe si è strappato di colpo, ha lavorato molto molto bene. Io penso che sia stato il distacco della parte superiore dell'arco, però vado a naso, che poi di conseguenza ha provocato tutto il resto, perché il distacco qui alla base, secondo me, è dovuto a flessione, no? Dovuta a movimento trasversale del punto di arco quando ha ceduto qua in alto questa parte del ponte. Comunque, al di là del meccanismo di cedimento, un ottimo comportamento, un ottimo risultato, ponte un po' malconcio, però complimenti al nostro eroe. E a questo punto noi siamo in grado di dare le graduatorie. Me li hai messi in ordine? Mettili in ordine. Siamo subito in grado di dare i nostri premi. Allora, intanto che l'ingegner Pinnola mette in ordine le cose, noi abbiamo scusate un attimo, eccolo qua, cercavo questo, scusate un attimo. In attesa che i nostri potenti mezzi informatici ci mettano in ordine la graduatoria con il rapporto peso carico, possiamo premiare il ponte più bello. Allora, per quanto riguarda il ponte più bello, il sottoscritto, assieme al professor Campiti e al professor Pinnola, abbiamo discusso un po'. Siamo partiti da 8 ponti e, se volete, vi do anche i nomi, perché penso che sia giusto farlo, se li trovo. Allora, per quanto riguarda i ponti reticolari, abbiamo considerato il 12, Paolo Simone e Gabriele Caracciolo, il 9, Lorenzo Maci, Maria Rosaria Marulli, il 7, Jonathan Fino, e l'1 che è il ponte dei nostri laureati, Fabiano Alex De Vitis e Simone Petta, che avevamo collocato per errore nella categoria sbagliata. E per quanto riguarda i ponti ad arco, voi sapete il criterio ponte più bello, no? Risponde a insindacabile giudizio della giuria. Però il criterio è quello: un ponte ben fatto, esteticamente valido, ma anche funzionalmente valido, cioè che abbia un senso, diciamo, dal punto di vista strutturale. Per quanto riguarda i ponti reticolari, abbiamo preso in considerazione il 23, Vincenzo Russo, Gianluca Damuccio, Maria Lucia Corvaglia, il 22, Matteo Perrone, il 17, Pier Paolo Greco e Stefano Margarito, che è quello che si è rotta, il 17, Ponte della Sfiga, che si è rotta a tavoletta, e il 14, Giuseppe Bramato. Dopo lunga e penosa malattia, li abbiamo riguardati 2 o 3 volte, e alla fine
abbiamo deciso di premiare come ponte più bello il ponte numero 22 di Matteo Perrone. Matteo Perrone? Matteo Perrone, dov'è Matteo Perrone? Matteo Perrone, il suo ponte? Vabbè, non ha importanza. Matteo Perrone è il nostro... Ah, sì, sì, portatelo, sì. Ok. Abbiamo premiato questo ponte. Vabbè, ok. Francamente avevamo qualche dubbio dal punto di vista del comportamento statico, però insomma alla fine, che non ci convinceva tanto, però alla fine abbiamo deciso di attribuire il premio al Ponte 22. Quindi premio per il ponte più bello, 100 euro al nostro Matteo Perrone. Qui dentro trova un pezzo di carta che mi deve firmare e restituire, per cui non scappi alla fine della manifestazione. Ok, complimenti al nostro eroe. Poi possiamo premiare, visto che c'è un competitor, il ponte dei laureati Gabriella Vergori, Dario Palese e Giuseppe Cacciatore, che, come dicono alla pubblicità, ti piace vincere facile. Siete arrivati primi di uno, complimenti comunque, perché è un gioco e ci siamo divertiti, complimenti e grazie per aver partecipato. Per quanto riguarda i ponti ad arco, ce l'avete fatta? Un po' inguaiati, ma ci arriveremo a... Oh, una proposta. Oh, sì, abbiamo deciso di regalare il ponte numero... Aiuto! Il ponte numero 23 abbiamo deciso di regalarlo alla nostra aspirante campionessa, che foto, vieni qua che facciamo una foto della nostra aspirante campionessa, che la aspettiamo nelle nostre aule. E a mio insindacabile giudizio, visto che abbiamo un solo laureato e quindi avevo avanzato un premio, vorrei chiamare gli eroi del Ponte 17, Pierpaolo Greco e Stefano Margarito. Dove sono? Pierpaolo Greco e Stefano Margarito. Ricicliamo la busta laureati numero 2 per attribuire il premio sfiga. Premio sfiga a Margarito. Complimenti, perché una tavoletta non ci si è mai rotta. 50 euro di consolazione. Sì, 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 certo, certo. Vabbè. Ci siamo con... non ci siamo ancora con le graduatorie. Ah, un'altra cosa importante che voglio dirvi. Si paga alla romana, perché il Comitato Spaghetti Bridge non dispone di fondi, se non i soldi che ci dà la Granoro, che adoperiamo per questi piccoli premi. Però è uscita l'idea di andare a fare una spaghettata stasera da qualche parte. Chi vuole partecipare stasera, tu
sei il volontario che raccoglie i nominativi, scegliete un posto, tutti quelli partecipanti, non partecipanti, eccetera, che vogliono venire, sono benvenuti. La signora, prego, 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 abbiamo la... nell'attesa che i nostri 150 concorrenti vengano messi in ordine, abbiamo i rappresentanti della comunità Emmanuel. Eccoli qua, che come ogni anno ci vengono a salutare. Grazie, io non so come ringraziare il professor Zavarise che ogni anno ci invita a praticamente godere di una fornitura di pasta da parte della Granoro, ma attraverso questa bellissima competizione che voi fate ogni anno. Io sono qui soltanto per dirvi grazie e per darvi delle informazioni sull'Emporio che riceverà questa fornitura, che è una struttura che praticamente segue 4.600 famiglie più o meno da quando è nata e a rotazione. Solamente negli ultimi due mesi abbiamo avuto 357 famiglie che sono state servite dal nostro Emporio, che è un supermercato praticamente dove la gente che fa domanda attraverso tutta una pratica burocratica ha diritto di fare la spesa gratuitamente, e ovviamente ci si rivolge alle fasce meno fortunate della nostra Lecce e anche di tutto, diciamo, l'area circondante la città di Lecce. E grazie veramente, non so se ovviamente se volete avere notizie più precise, noi abbiamo una trasparenza sul sito in cui c'è tutto il bilancio, ci sono anche le rendicontazioni di queste raccolte alimentari che facciamo quasi ogni settimana, l'ultima sarà adesso il prossimo weekend. E perché c'è sempre molto bisogno. Diciamo che per darvi dei numeri, 4.600 famiglie servite, ma per un totale di 1.650.000 euro di merce che abbiamo distribuito, per circa 500.000 tonnellate di alimenti distribuiti in questi anni. Siamo nati nel 2011 e andiamo sempre più avanti. In questo momento siamo gli unici in Puglia che possiamo recuperare le eccedenze alimentari. Perché abbiamo dovuto aggiornare tutto il nostro magazzino, eccetera, con celle per poter recuperare le eccedenze dai bar, dai ristoranti, dai supermercati, piano piano, perché quando siamo nati non avevamo le celle frigorifere, non potevamo distribuire il fresco, non potevamo fare molto. Adesso piano piano stiamo andando, quindi sosteneteci quando vedete l'Emporio della Solidarietà in qualche supermercato, fate la vostra parte. E andate a visitare il nostro sito. Grazie. Grazie. Bene. Possiamo procedere. Basta i primi tre. Sì, il valore. No, e il risultato. Sì. Sì. Allora, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, premiazione dei ponti ad arco, metteremo fuori le graduatorie complete sul sito web ovviamente. Allora, per quanto riguarda il terzo posto, Emanuele Boellis e Martina Marti,
che nel rapporto carico-peso spuntano 68,497. Complimenti, complimenti, terzo premio Ponti ad Arco, terzo premio Ponti ad Arco, 50 euro. Dalle mie parti diciamo piuttosto di niente, meglio piuttosto. Quindi un premio piccolo ma dato col cuore. Secondo premio Lorenzo Maci, Maria Rosaria Marulli, che spuntano un rapporto carico su peso di 71,356. Complimenti ai nostri eroi. Venite un po' qua che facciamo una foto anche con voi, un premio ai secondi arrivati di 100 euro. Perfetto, grazie molte. E il primo arrivato, Jonathan Fino, che non va molto lontano dalla sua resistenza perché aveva un peso di 947 grammi e quindi spunta un rapporto di 143,611. Complimenti al nostro eroe, finalmente possiamo, abbiamo superato i 100 e alla grande direi il nostro prossimo obiettivo è 150 e per Jonathan Fino 200 euro di premio. Complimenti ancora, complimenti. E infine la premiazione per i ponti reticolari. I ponti reticolari ovviamente spuntano delle resistenze inferiori, infatti non so se lo ricordate, ma nelle prime competizioni la suddivisione era diversa, facevamo triennali e magistrali, perché ingenuamente pensavo che i laureati con laurea magistrale avessero qualche strumento di calcolo in più, un po' più di conoscenze per spuntare prestazioni migliori. Poi in realtà ci siamo accorti che chi si impegna, anche se è uno studente del primo o del secondo anno, insomma, riesce a fare una bella cosa, mentre ci siamo resi conto che i ponti ad arco battono sempre i ponti reticolari. Però i ponti reticolari sono una palestra migliore dei ponti ad arco per studiare, per capire e così via. E quindi dall'edizione precedente abbiamo diviso le due categorie ponti ad arco e ponti reticolari. I ponti reticolari non raggiungeranno mai le prestazioni dei ponti ad arco, anche perché sono alti 30 centimetri, però sono una... Infatti il consiglio è la prima volta che partecipate con i ponti ad arco, la seconda volta con i ponti reticolari. Quindi il fatto che portino di meno non è significativo, direi, da questo punto di vista. Allora, terzo classificato, il gruppo composto da Vincenzo Russo, Gianluca Adamuccio e Maria Lucia Corvaglia. Complimenti ai nostri eroi, complimenti, complimenti, complimenti che spuntano un 46,53 nel rapporto, anche loro avevano un ponte che sostanzialmente pesava un chilo o qualche grammo in più, spuntano questo 46,53. E vabbè, diviso 3 non è un granché, comunque 50 euro di premio per i nostri terzi classificati. Ok? Grazie molte. Ponti reticolari, secondo posto. Il ponte numero 15, Luca Candida, Andrea Lanzillotti, Gabriele Lo Zupore, che spunta un 46,61. Avanti i nostri eroi. Voi avevate preso un premietto anche 2 anni fa o no? No, avevate partecipato però. Ah, arrivati quarti. Bene, quest'anno siete arrivati secondi e complimenti a tutti, complimenti, complimenti. L'anno prossimo primi, 100 euro come secondo premio ai nostri eroi. Grazie ancora, complimenti. E infine il vincitore della classifica dei ponti reticolari, il numero 25, Andrea Spedicato, Lorenzo Di Pietro e Francesco Carmine Iaia, che spuntano un
eccellente, perché hanno battuto tanti ponti reticolari, spuntano un eccellente 70,22. Complimenti, complimenti, complimenti. Tanto per darvi un'informazione, il loro 77,22 batte il secondo e il terzo classificato dei ponti reticolari. Oh, e quindi, ad arco, il secondo e il terzo classificato dei ponti ad arco. Complimenti ai nostri eroi che vincono un premio da 200 euro. Complimenti ancora. E con questo, signori, io vi ringrazio, abbiamo finito, spero vi siate divertiti, spero che qualcosa abbiate imparato, perché questa innanzitutto è una lezione. Spero che ci mettiate il vostro impegno, se la rifaremo, per partecipare, perché questa è una manifestazione fatta da voi e per voi. E spaghettata stasera, rivolgersi a Emanuele Antonazzo per metterci d'accordo e andare tutti a magnà. Grazie di tutto, arrivederci.